Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti alla presentazione del progetto Export Library della Camera di Commercio di Torino in collaborazione con l'Università di Torino relativa al paese Libano. In questa presentazione cercheremo di fornire una panoramica socio-economica del paese il più possibile esaustiva. Il Libano è un paese dell'Asia occidentale, in particolare dell'area del Medio Oriente o Vicino Oriente. Confina ad ovest con il Mar Mediterraneo, a nord e ad est con la Siria e a sud con Israele. Nell'antichità il territorio dell'attuale Libano fu sede dei Fenici, poi fu incorporato nell'impero persiano e più tardi entrò nell'orbita dei regni ellenistici. Nel primo secolo a.C. venne a far parte dell'impero romano fino al VII secolo quando venne conquistato dagli arabi. E in seguito dagli Ottomani. Ha svolto il ruolo di crocevia e ponte tra mondo cristiano occidentale e mondo arabo-islamico nel corso della sua storia, e in virtù di questi storici legami, anche di commercio e diplomatici, l'Italia è da sempre un partner commerciale del Libano, uno dei più importanti, tanto che a gennaio del 2021 risulta essere il primo fornitore del paese. La capitale del Libano è Beirut, la città più popolosa del paese. Il paese è il più piccolo per dimensioni, di tutta l'area medio orientale, infatti la sua superficie non supera quella dell'Abruzzo. La sua forma di governo è quella di repubblica parlamentare, ma l'elemento più importante del sistema politico libanese è il confessionalismo, ovvero l'assetto istituzionale in cui l'appartenenza religiosa del singolo cittadino diventa il principio ordinatore della rappresentanza politica e giuridica, e secondo cui gli incarichi amministrativi, come le più alte cariche dello Stato, sono suddivisi fra le differenti confessioni religiose. La popolazione, stimata è di quasi 7 milioni di abitanti, di cui fanno parte, più di 1,5 milioni di, profughi siriani, palestinesi e iracheni. Infatti, in rapporto alla propria popolazione, il Libano accoglie il numero di rifugiati più elevati al mondo. La valuta ufficiale è la lira libanese, che attualmente, con la crisi economica che sta vivendo il paese, ha perso circa l'80% del suo valore. La lingua ufficiale è l'arabo standard, mentre le lingue diffuse e parlate sono l'arabo levantino, ovvero il dialetto libanese, il francese e sempre di più si sta diffondendo anche l'uso della lingua inglese. Il paese partecipa a diversi organismi internazionali, tra cui la Lega Araba, le Nazioni Unite e il gruppo del G77, formato dai paesi principalmente in via di sviluppo. La Repubblica Libanese è suddivisa in 8 governatorati o muhafaza, a loro volta divisi in 25 distretti o qasa. L'unità amministrativa più piccola è invece il municipio, Baladia. Il governatorato più popoloso è quello del Monte Libano, che si trova al centro del paese e ospita appunto il 44,4% della popolazione libanese. Dei 25 distretti, 5 sono sotto l'amministrazione diretta del governatore, di ogni regione, il Muhafiz, perché considerate appunto le capitali dei rispettivi Muhafaza. Entrambi le divisioni, quelle del governatorato e del distretto, sono comunque delle divisioni puramente formali, in quanto non hanno poteri autonomi e dipendono dal Ministero dell'Interno. Sopra questa struttura amministrativa, che è caratterizzata da una specifica localizzazione comunitaria, sono tagliate le circoscrizioni elettorali ed è di cruciale importanza per questo, per la ripartizione confessionale al loro interno. Si può dire, poi semplificando, che nelle città della costa, come Beirut, Sidone e Tripoli, vi siano soprattutto sunniti e una gran parte di greco-ortodossi. I cristiano-maroniti si trovano soprattutto nella regione del nord Libano,
In questa regione vi sono anche i drusi, che però sono concentrati per la maggior parte nello Shuf. Gli sciiti occupano soprattutto il sud del paese, la valle della Bekaa e Nabatieh. Nel 1943 il Libano ottiene l'indipendenza dal mandato francese, che durava dal 1920. Con l'indipendenza, il Libano stabilisce e conferma il sistema confessionale, che, come accennato, è quel sistema che permette alle diverse comunità di essere rappresentate equamente, ma soprattutto prevede la ripartizione su basi confessionali delle principali cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica deve essere un cristiano maronita, il Primo Ministro un musulmano sunnita e il Presidente della Camera un musulmano sciita. Nel 1975 è scoppiata la lunga guerra civile. Una guerra che ha visto partecipare tutte le comunità libanesi, ma soprattutto attori esterni come Siria e Israele. Dal 1990 fino al 2005, infatti, la Siria ha esercitato una sorta di protettorato sul paese. Fino al 2005, dove in seguito all'omicidio dell'ex premier Rafik Hariri, politico e imprenditore importante nella storia del Libano e padre dell'attuale premier, si scatenarono una serie di proteste e manifestazioni contro il governo, la cosiddetta rivoluzione dei cedri, la quale diede vita agli attuali blocchi politici principali del paese e decretò la fine dell'occupazione siriana. Oggi il paese sta vivendo un periodo di grave crisi economica e politica. Nel 2019 sono scoppiate importanti rivolte contro la corruzione del governo. Contro il confessionalismo scaturite da un forte peggioramento delle condizioni di vita della popolazione, che hanno portato alle dimissioni del primo ministro Saad Hariri. Anche il successivo primo ministro Hassan Diab ha poi rassegnato le proprie dimissioni a causa della grave esplosione nel porto di Beirut del 4 agosto 2020. A conferma del fatto che l'assetto istituzionale del confessionalismo riproponga continuamente gli stessi leader politici impedendo il ricambio dirigenziale, il nuovo premier incaricato è stato di nuovo Saad Hariri. A livello regionale, il paese ha subito due invasioni da Israele, con cui continua ad esserci tensione, soprattutto per quanto riguarda la presenza del partito sciita di Hezbollah, che nel corso degli anni ha accresciuto sempre più la propria importanza sia all'interno che all'esterno del paese, anche in virtù della lotta contro Israele. Relazioni conflittuali intercorrono anche con la Siria, che come detto ha mantenuto l'occupazione sul territorio libanese fino al 2005, ma che insieme all'Iran sono attori di riferimento e principali sostenitori di Hezbollah. L'Arabia Saudita esercita un'influenza rilevante sugli equilibri libanesi in quanto è sostenitrice economica e politica della fazione sunnita, soprattutto in funzione anti-iraniana. A livello internazionale si può dire che il Libano mantenga buoni rapporti con il mondo occidentale, soprattutto con Francia e Italia. I dati macroeconomici libanesi in generale hanno sempre nascosto i forti squilibri esistenti nella popolazione, tra le classi sociali, e mostrato una situazione più rosea di quella che realmente c'era. Dal punto di vista economico, il Libano infatti è conosciuto per lo più come un paese abbastanza ricco. In realtà ha avuto una crescita sostenuta in passato grazie alle politiche neoliberiste, al sistema bancario e soprattutto agli investimenti esteri. Questa crescita si è poi rivelata fallace nel momento in cui l'afflusso di questi capitali è iniziato a diminuire e l'ancoraggio che esisteva tra dollari e lira libanese ha ceduto. Nel 2020 il paese infatti ha annunciato il suo primo default. Attualmente, come si vede dagli indicatori nella slide, il paese possiede un debito pubblico pari al 170% del PIL, attestandosi tra i debiti pubblici più alti al mondo. Il paese, produce ed esporta davvero poco. Infatti l'economia libanese è trainata appunto dal settore terziario
invece è dipendente dalle importazioni. Importa infatti circa l'80% dei prodotti. L'import di beni e servizi corrisponde al 60% del PIL. Per quanto riguarda l'indice dei prezzi al consumo, vediamo un aumento totale dell'84% circa. Il quadro per i prezzi del comparto alimentare risulta invece più drammatico. Secondo i dati dell'Amministrazione Centrale di Statistica Libanese, l'aumento infatti è addirittura del 400%. In questo grafico vediamo il PIL per settori economici. È composto il PIL libanese per la maggior parte dal settore terziario, seguito dal settore secondario e infine da una minima parte corrispondente al 3% di settore primario. In particolare, il settore immobiliare, compresi i servizi abitativi di abitazioni occupate da proprietari, servizi abitativi per abitazioni in affitto e altre attività immobiliari, ha rappresentato il 16% del PIL. Il commercio e la riparazione dei veicoli hanno contribuito per il 12%. La pubblica amministrazione ha rappresentato il 12%. I servizi finanziari erano pari al 9% del PIL. L'istruzione ha costituito l'8% del PIL, l'attività manifatturiera ha rappresentato il 7% del PIL totale, il settore agroalimentare e l'industria metalmeccanica sono i due maggiori contribuenti all'attività manifatturiera, con rispettivamente il 28% e il 22% del valore aggiunto di questa attività. I servizi professionali e amministrativi hanno rappresentato il 6% del PIL, il settore delle costruzioni ha rappresentato il 3% del PIL. La quota di agricoltura, allevamento e pesca nel PIL ha rappresentato soltanto il 3%. Quanto riguarda il rapporto economico tra Italia e Libano, vediamo ora i dati di interscambio tra i due paesi. Rispetto agli anni precedenti, a gennaio del 2021, l'interscambio tra Libano e Italia è sceso di quasi 70 punti percentuali. Ma l'Italia rimane comunque il primo fornitore del Libano, mentre è il 41esimo paese di destinazione dell'export libanese. Nella parte sinistra della slide possiamo vedere i dati che si riferiscono all'export italiano verso il Libano. Più del 98% dell'export italiano è costituito da prodotti manifatturieri, soprattutto dai prodotti petroliferi raffinati, che ne compongono il 36%, poi dall'8% composto da prodotti tessili abbigliamento, il 7% da prodotti alimentari, bevande e tabacco e così via. Vediamo che meno dell'1% è rappresentato da prodotti per l'agricoltura, selvicoltura e pesca. Nella parte destra della slide troviamo invece i dati che si riferiscono all'export libanese verso l'Italia. Il 71% è costituito da prodotti manifatturieri, anche qui, ma soprattutto da sostanze e prodotti chimici che rappresentano il 67,7% dei prodotti manifatturieri. Il 10,8% è rappresentato da prodotti di attività di trattamento di rifiuti e risanamento, mentre quasi il 17% è rappresentato da prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. Anche qui un 1% è rappresentato da altri prodotti. Più nello specifico, vediamo i dati di interscambio tra la regione Piemonte e Libano. Rispetto al 2019 c'è stato un calo delle esportazioni piemontesi in Libano di 54 punti percentuali, ma una crescita dell'import del 74%. Come vediamo dalla tabella a sinistra, il settore delle attività manifatturiere è quello con i valori percentuali decisamente più alti, sia per l'import che per l'export. A destra vediamo un grafico che analizza la divisione interna delle attività manifatturiere, in particolare mostra le percentuali dei diversi prodotti che il Piemonte ha esportato in Libano nel 2020. Il 29% è composto da prodotti alimentari, bevande e tabacco, seguono poi articoli in gomma e materie plastiche con il 15,7%,
macchinari, apparecchi con il 14,7%, sostanze e prodotti chimici con il 9% e così via. Infine, vediamo qui i dati di interscambio tra la provincia di Torino e il Libano. Per quanto riguarda l'export torinese verso il Libano, la maggior parte dei prodotti esportati appartiene alla categoria delle attività manifatturiere. Nel grafico a sinistra possiamo vedere la divisione in percentuale delle merci. Articoli in gomma, apparecchi elettronici e macchinari sono i prodotti torinesi più esportati in Libano. Per quanto riguarda l'interscambio in generale tra la provincia di Torino e il Libano, nella tabella a destra vediamo come dal 2019 al 2020 ci sia stato un calo nell'export di 51 punti percentuali e invece un netto aumento dell'import, che corrisponde al 780%. Con l'analisi SWOT si cercano di evidenziare punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce che l'economia del Libano presenta. Come detto, in questo momento il paese, che rappresentava un importante hub commerciale regionale, sta vivendo una gravissima crisi socio-economica che ha aggravato le debolezze e le minacce, come l'elevata incertezza appunto politica e l'instabilità, la corruzione, l'assenza di politiche di welfare, l'enorme debito pubblico, la dipendenza delle importazioni e dall'afflusso di capitali esteri, la protezione inadeguata dei diritti di proprietà intellettuale, i costi elevati per l'avvio di un'impresa. Le opportunità dunque risultano in questo momento minori rispetto agli anni passati, ma restano comunque possibilità di investimenti nei settori delle costruzioni, delle attività immobiliari, nel settore dell'agricoltura e nel settore del turismo. Inoltre, la presenza di 14 milioni di libanesi all'estero trasferiti durante o dopo la guerra civile rappresenta un valore aggiunto per chi vuole fare imprese in Libano e con i libanesi. Per quello che riguarda dati demografici, vediamo a sinistra, le percentuali mostrano una popolazione giovane. Il 45, quasi 46% della popolazione ha tra i 25 e i 54 anni, una popolazione anche istruita, in quanto il tasso di alfabetizzazione è al 95%, e che vive maggiormente nelle città, soprattutto Beirut. La popolazione maschile è leggermente superiore di quella femminile e l'aspettativa di vita in generale è abbastanza alta, rispetto a quella degli altri paesi nella regione, ovvero di 78 anni. A destra vediamo invece un grafico che rappresenta, la ripartizione in percentuali delle diverse religioni presenti in Libano. Come accennato, ne esistono 18, esistono 18 diverse comunità religiose riconosciute ufficialmente dallo Stato. Sono comunità cristiane, quindi tra cui la comunità cristiano-maronita è quella sicuramente è il gruppo più numeroso, ma anche la comunità greco-ortodossa, la comunità degli armeno-cattolici. Poi ci sono ovviamente i musulmani, tra cui soprattutto sunniti e sciiti, ma anche drusi, alawiti e altre confessioni minori, e sono presenti anche ebrei. Il grafico mostra che i musulmani rappresentano il 60% circa della popolazione, mentre i cristiani il 33,70%. I dati non sono quelli ufficiali del governo, in quanto lo Stato non esegue più censimenti ufficiali dal 1932, quando i cristiani erano ancora la maggioranza della popolazione e la comunità, diciamo, con il peso più rilevante. E non sono stati più eseguiti i censimenti per non modificare il delicato equilibrio su cui si basano i documenti che regolano la ripartizione delle cariche su basi confessionali e che stabiliscono la parità tra cristiani e musulmani. Ecco ora dei consigli relativi alla negoziazione interculturale con i libanesi. Da
Durante una eventuale fase di negoziazione è bene salutare con una stretta di mano che può essere più prolungata di quella che ci si scambia in Italia ed è bene mantenere un contatto visivo. È importante che i saluti non siano affrettati e che ci si prenda del tempo per scambiare dei convenevoli. Anche durante le riunioni che iniziano generalmente con offerta di tè e caffè, è sempre bene accettare e nel frattempo impegnarsi in alcune chiacchiere. È buona educazione accettare anche gli inviti a casa perché avere ospiti è sempre un onore e perché il rifiuto può essere visto come un insulto. Inoltre è importante salutare per primi gli anziani, anche se con loro è bene evitare il contatto visivo diretto, che può essere visto come maleducazione. Come abbiamo visto, in Libano esistono diverse religioni, per cui sarebbe meglio non dare per scontata l'appartenenza religiosa di qualcuno. Per esempio, se si saluta una donna, sarebbe meglio aspettare che sia lei a porgere la mano, in quanto se musulmana e se molto religiosa, potrebbe non volere il contatto fisico con un altro uomo. Inoltre, è buona educazione non arrivare in ritardo e non parlare di argomenti delicati come politica, religione e guerra civile. A meno che non si ha conoscenza del fatto che le persone in questione non si sentano a proprio agio nel parlarne. In generale, i libanesi sono persone orgogliose delle tradizioni e della propria ospitalità. Tengono molto all'onore, alla famiglia e al rispetto. La cultura imprenditoriale in Libano è multiforme e il paese è desideroso di investimenti esteri e molte aziende hanno adottato un approccio occidentale. Allo stesso tempo, alcune aziende più piccole possono mantenere molti aspetti più tipici della loro cultura medio orientale. In questa slide troviamo alcuni link utili per ottenere informazioni aggiornate sul paese. In basso alcuni approfondimenti culturali. Troviamo alcuni scrittori celebri, tra cui il famoso poeta Khalil Gibran. Un link per ascoltare della musica tradizionale libanese, in particolare la musica della cantante Fairuz, e alcuni nomi della musica libanese più contemporanea. Infine, troviamo i nomi di alcuni registi tra i più rappresentativi e più famosi anche all'estero, tra cui Ziad Doueri e Nadine Labaki, che con i loro film hanno ricevuto anche candidature all'Oscar per la categoria migliore film straniero. Siamo giunti alla fine della presentazione, qui trovate i contatti per qualsiasi chiarimento o richiesta di informazioni e vi ringrazio molto per l'attenzione.